Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi vado a insegnarti questo riff che hai appena sentito. Questo riff è contenuto nel mio metodo Easy Slap in un ebook in PDF, ma ci sono anche tanti video. Se vai a vedere sul mio sito www.carlochirio.com, in ebook, Easy Slap, video, puoi trovare tanti tutorial degli esercizi del libro. Ce ne sono proprio tanti e questo andrà a far parte di quelli che vado a mettere lì sopra. Quindi, qua noi stiamo studiando l'ottave M Ron con Ghost Note. Cosa significa? Colpiamo con il pollice, io adesso lo metto sul Re come nota iniziale. Col pollice thumb andiamo a fare con un hammer on la sua ottava, quindi al tasto 7 il re acuto, e questo è forse il movimento più difficile perché il dito deve scendere bene a martelletto, deve scendere in maniera secca o col mignolo o anche con l'anulare, oppure mignolo. I restanti due sedicesimi vado a fare una ghost note in thumb e uno in plaque. In questo modo qua ho quattro note, due reali e due ghost. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Andiamo a spostarle in giro sulle note, sugli accordi. Quindi partiamo con il re, scendiamo sul la, si bemolle, sol, re, mi, fa. Questa cosa qua devi farla molto lenta all'inizio, tipo così come l'ho fatta io adesso, perché deve uscire un bel suono. Poi piano piano allora lo porti su. Come vedi, è solo una tecnica spostata solo sui diversi accordi. Fai particolarmente attenzione quando vai a usare le corde di Mi e di Re, perché soprattutto per le ghost note, quando dobbiamo strappare una corda interna, non quindi quella di Sol che è quella esterna, che è più facile, dobbiamo entrare bene in mezzo alle corde. Ecco, guarda bene ancora come uso il movimento del polso e del pollice. Io suono la nota, l'ottava, mentre ricarico. Quindi è come se la strappassi questa nota qua, solo che la faccio solo in hammer. Guardalo qua anche di lato. 4. Vedi che la mia mano continua a fare questo movimento qua. D'altro 2, 3, 4. Cerca la pulizia del suono e contare questo 1, 2, 3, 4. Bene, spero che ti sia chiara la cosa. Se non è così, fammi le domande, scrivimele qua sotto, sarò ben lieto di poterti rispondere. Grazie ancora per aver visto tutto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto.